Quando sceglie di acquistare le carni bovine, lei cosa guarda? Io guardo subito il colore, la data di confezionamento e la data di scadenza e la provenienza. Tutte queste informazioni le abbiamo sull'etichetta della carne. Faccio la spesa settimanalmente per due persone, cerco proprio di prendere le cose che mi servono per evitare proprio il superfluo. Sempre più vediamo negli iper consumatori che sono attenti all'etichetta e in effetti l'etichetta è un qualcosa che ci dà una notevole sicurezza dal momento che ci permette di sapere da dove viene quel determinato prodotto. Nel caso delle carni bovine, diciamo che sono state le prime ad avere questi obblighi, l'etichetta e la tracciabilità deve seguire tutto quello che è il percorso di filiera dell'alimento. Infatti, sin dall'arrivo nel punto vendita le carni vengono selezionate, vengono registrate in un database dove vengono appunto recepiti quelli che sono le indicazioni date dal produttore, cioè dal macello dove quell'animale è stato macellato. Tutto questo viene poi riportato a seconda dei pezzetti che vengono fatti, ogni bilancia ha uno scarico del peso del pezzo che viene messo a posto in vendita e sull'etichetta il consumatore troverà quelle che si chiamano le indicazioni obbligatorie per la vendita delle carni bovine. Le indicazioni obbligatorie riguardano dove è nato l'animale, dove è stato allevato, in che impianto è stato macellato e qual è il paese dove questo impianto esiste, qual è l'impianto dove è stato sezionato, cioè dove è stato costruito quel pezzo anatomico da cui poi sono derivate le bistecche che sono presenti sulla confezione. A fianco delle indicazioni obbligatorie, che appunto vi ho indicato, abbiamo anche le indicazioni facoltative. Questo vuol dire che il supermercato, il punto vendita, ha aderito a un disciplinare ed è in grado di garantire altre indicazioni al consumatore che riguardano altri tipi di indicazioni su quell'animale, su come è stato allevato. E quindi uno potrà sapere se è un maschio, se è una femmina, l'età precisa di macellazione, la data di macellazione, l'alimentazione a cui questo animale è stato sottoposto prima della macellazione e tante altre indicazioni che appartengono appunto a un disciplinare specifico che riguarda una particolare nicchia della carne bovina. Tutte queste indicazioni non sono solo sull'etichetta per il consumatore, ma devono essere anche riportate, registrate nel database, perché gli organismi di controllo ufficiale, azienda ULS, servizi veterinari e tutti quegli enti che vigilano sulle vendite di questi prodotti possano sempre avere la certezza che il prodotto è controllato su tutta la sua filiera, dal campo alla tavola del consumatore.